Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Supercalcio. Oggi parliamo un po' di Italia e Irlanda del Nord. Sta finendo ora la partita, mancano 30 secondi, non penso ci sarà un gol. L'Italia sta vincendo 2-0 e per questo è molto buono questo risultato. Iniziano benissimo le qualificazioni al mondiale per il Qatar 2022. No, le qualificazioni al mondiale Qatar 2022. Abbiamo vinto 2-0 con l'Irlanda del Nord, aveva vinto anche la Svizzera con la Bulgaria 3-1, la nostra più grande rivale, diciamo, poi non si sa mai. Quindi per ora la classifica dice Svizzera prima perché ha fatto più gol e Italia seconda, ma una partita, quindi cioè, non c'è proprio niente. Dovremmo giocare la prossima con la Bulgaria e la prossima ancora con la Lituania. Non si può fallire quest'anno la qualificazione al mondiale, dobbiamo qualificarci per forza. Intanto sono scaduti i 3 minuti di recupero. C'è il giallo, ok, è finita. Finisce qui Italia, Irlanda del Nord 2-0. Allora, una partita noiosa, bruttissima, a me non mi è piaciuta. Poche occasioni, cioè ci sono state, ma non belle occasioni, diciamo. L'Italia ha fatto 2 gol, tutte e due nel primo tempo. Dov'è il telecomando? Spegniamo sta TV perché sennò. Ok. L'Italia trova i 2 gol nel primo tempo con Berardi, il primo bellissimo gol per me. Va sulla fascia destra, corre. Io penso che crossassi in mezzo, invece gol, ha tirato. Poi Immobile che ha segnato sul primo palo a sinistra, sulla fascia sinistra. Cioè, sembrava la palla fosse uscita. Dalla prospettiva invece no, la palla è entrata, meglio per noi 2-0. Poi quando nel secondo tempo, cioè già nel primo tempo non è stato tutto sto granché per me, nel secondo tempo diciamo ancora peggio. C'è stato, anzi forse meglio l'Irlanda del Nord nel secondo tempo, molto meglio l'Irlanda del Nord. Certo c'è stata qualche occasione, mi viene in mente tipo la cazzata di Locatelli che Donnarumma fa un mezzo miracolo in realtà perché ha riuscito ad anticipare in realtà il giocatore dell'Irlanda del Nord. Poi dopo qualche secondo arriva il miracolo di Donnarumma, sembra che ci salva 2 volte ed evita il 2-1. Tanto che volevamo fargli fare questo gol del 2-1, poi per fortuna non arrivava perché sinceramente era una partita un po' brutta. Nessuna squadra tendeva più, cioè dopo il 2-0 l'Italia, ma anche prima in realtà, nessuna delle due squadre tendeva tanto a fare gol. Vittoria comunque alla fine secondo me meritata. Quindi inizia bene il nostro percorso alle qualificazioni al mondiale, speriamo che però possiamo continuare ad andare avanti così. Sarebbe una cosa bruttissima vedere un Svezia-Italia 2.0. Penso che non accadrà, però occhio perché abbiamo beccato proprio la peggiore della seconda fascia, ovvero la Svizzera. Poi la Spagna ha pareggiato con la Grecia. Il San Marino dovrebbe aver perso 5-0 l'ultima volta che ho controllato, non lo so. Sì, avrà perso 5-0, non lo so. Vabbè, detto questo, noi ci salutiamo qua, è stata una giornata un po' strana, perché hanno, cioè, tipo, vedevo partite, i risultati da 2-0 a 2-2, 3-2, cose così, 3-3, mi sembra, la Polonia ha pareggiato, boh, non mi ricordo. Vabbè, detto questo, noi ci salutiamo qua, ci vediamo in un prossimo video con Supercalcio, ci vediamo con il video di Bulgaria-Italia, speriamo di vincere anche là. È molto importante vincere queste partite, perché secondo me la vera rivale è la Svizzera, non si può sbagliare nemmeno con la Svizzera. Ciao.